Nell'abbazia florense di San Giovanni in Fiore fervono i preparativi per la terza edizione del Premio Internazionale Città di Gioacchino da Fiore, ideato e organizzato dal sindaco dello stesso comune ospitante, Rosaria Succurro. Il prossimo 7 dicembre San Giovanni in Fiore celebrerà il suo personaggio più illustre, Gioacchino da Fiore, e lo farà con la terza edizione del Premio Internazionale Città di Gioacchino da Fiore, un premio che ha un duplice valore: da un lato quello di ricordare questo personaggio illustre che è Gioacchino da Fiore, la sua abbazia florense, il suo pensiero ancora oggi molto attuale, e dall'altro la possibilità di conoscere attraverso i premiati queste altissime eccellenze italiane ma anche straniere, alcune proprio di origine calabrese, altre no, ma che attraverso il loro percorso di studi, di lavoro professionale si sono distinti nella loro attività e che vogliono lanciare un messaggio ai giovani, che è quello della conoscenza, che è quello della formazione, che è quello della determinazione che bisogna portare avanti per raggiungere traguardi importanti. Saranno oltre 20 le personalità di respiro internazionale premiate, scelte da una giuria di alto profilo presieduta dal sindaco Rosaria Succurro, che con profonda soddisfazione sottolinea tra i premiati anche eccellenze della provincia di Cosenza, di cui lei è anche presidente. Sono presidente di questa giuria e mi fa piacere che quest'anno, fra i tanti premiati, avremo anche delle eccellenze del nostro territorio che rappresentano la nostra provincia di Cosenza. Intanto il magnifico rettore Nicola Leone, magnifico rettore di un'università oggi all'avanguardia, che ben compete con università internazionali, che si trova ai primi posti anche per la qualità di servizi proposti. E poi Gloria Tenuta, un'imprenditrice donna che di recente ha avuto anche la visita del Presidente della Repubblica proprio per la sua grande passione ma soprattutto determinazione nel portare avanti qui nella provincia di Cosenza un'azienda che oggi, oltre che produrre degli ottimi prodotti, dà anche tanti posti di lavoro.